Tre giorni senza acqua, Gualdo in rivolta. Nel clou della stagione turistica, numerose le disdette nelle strutture alberghiere di questa piccola frazione massarosese che conta appena 170 abitanti, commercianti pronti a chiedere i danni a Gaia. Artigianato artistico, servono spazi, 55 imprese e 196 addetti, cifre ancora da primato nazionale a Pietrasanta, ma c'è un segno meno negli ultimi anni. Campanello d'allarme tra gli artisti, pianificare il futuro del settore per una maggiore presa su tutto il territorio. Bene i saldi, ma non basta. È partito con il piede giusto il periodo dei saldi, ma non è sufficiente a recuperare il calo degli affari di una stagione partita decisamente a rilento e con un mese di maggio che, a causa del maltempo, ha registrato un calo negli acquisti del 25%. Festa in passeggiata pensando agli anni 80, arriva il concerto gratuito dell'estate via Regina Remembering You, in programma giovedì 8 agosto in piazza Maria Luisa, fronte Principino. I Viareggini portano l'Italia ai mondiali, la nazionale italiana è ufficialmente ai mondiali di Paraguay, una giornata da sogno per l'Ital Beach allo stadio di Mosca, gli azzurri hanno trionfato in rimonta contro la corazzata Portogallo, protagonisti i Viareggini Gori, Carpita e Ramacciotti. Ben ritrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo, come avete sentito dai titoli, raccontandovi del disagio che si sono visti costretti a vivere gli abitanti di Gualdo, una piccola frazione massarosese che conta appena 170 abitanti e che vive in particolar modo di turismo, il turismo della stagione estiva, soprattutto straniero, e che si sono trovati a vivere appunto per tre giorni interi senza acqua. Vediamo. Tre giorni senza acqua, oltretutto con temperature che sfiorano i 40 gradi e nel clou della stagione turistica vitale per questo paesino delle fiabe, Gualdo, di appena 170 abitanti. Un disagio con il quale questa frazione massarosese, insieme a quella di Montigiano, si è trovata a fare i conti più volte, ma mai per un periodo così lungo. È stato un vero e proprio disastro con tutti i turisti che ci sono qui nel resto. Insomma, noi, il ristorante, ha creato diversi disagi. Ma stare senza acqua a mezza giornata, sì, tre giorni, insomma, diventa complicato. È una vergogna nel 2019 stare tutti questi giorni senza acqua. Nella serata di venerdì c'è stato un miglioramento dopo un sopralluogo notturno del sindaco Alberto Coluccini con i tecnici di Gaia, ma la situazione non è risolta perché la pressione dell'acqua è ancora scarsa. I cittadini sono convinti che il problema si ripeterà in futuro, creando anche danni maggiori. Adesso non c'è pressione, io non posso mettere la lavatrice in moto. Per adesso non è ancora risolto. Io mi ricordo quando fu fatto questo acquedotto, 30 anni fa, forse un po' di più, l'hanno messo nel bosco, però ovviamente non si sono fatto dei disegni e adesso la notte con la lampadina, come nelle storie di 100 anni fa, vanno a cercare, ha capito? Se normalmente oggi si fa qualcosa, o si fa una fotografia o si fa qualcosa nel computer, anche 30 anni fa il mastice era già inventato. Adesso non sappiamo perché va l'acqua via, quando torna, un momento l'abbiamo bene, un momento non c'è più niente. Abbiamo sopperito con delle taniche, Gaia ha portato una botte, però insomma, sono sempre disagi che i turisti hanno dovuto sopportare. Si tratta di un danno alle tubature che ha procurato uno svuotamento del serbatoio e diverse bolle d'aria, così fa sapere nella giornata di sabato il gestore della rete idrica dopo aver visionato il tracciato della tubazione che percorre un lungo tratto di saliscendi boschivi, ben visibile in queste immagini. È un disagio incalcolabile dal quale non ci riprenderemo, è questo il commento unanime del mondo della ristorazione, degli agriturismi e case vacanze che in questo periodo vivono in gran parte di turismo straniero. Strutture che sarebbero piene per la stagione se non ci fossero state le numerose disdette degli ultimi giorni. Per questi motivi alcuni commercianti hanno intenzione di chiedere i danni a Gaia. Non sapevi quando tornava, non sapevi quando la ritoglievano, è tornata, l'hanno risolta, è la cosa più brutta, ripeto,
clienti usavano i servizi igienici e noi si doveva andare con la tanica. Io sono comprato 4 taniche da 25 litri e si usava l'acqua delle taniche per ripulire i bagni. Parliamo di commercio, una buona partenza dei saldi in Versilia, almeno in linea con lo scorso anno, non è sufficiente a recuperare una stagione iniziata piuttosto male con una riduzione sugli acquisti di circa il 25%. Vediamo l'analisi del numero uno di Confcommercio Viareggio, Piero Bertolani. È partito con il piede giusto il periodo dei saldi, ma non basterà a recuperare il calo degli affari di una stagione partita decisamente a rilento e con un mese di maggio che a causa del maltempo ha fortemente penalizzato il turismo in Versilia, con un calo nelle vendite rispetto allo scorso anno di quasi il 25%. I commercianti prevedono, grazie agli sconti, un leggero incremento che però non farà dimenticare un'estate grigia sotto il profilo degli acquisti e non solo. I saldi, diciamo, stanno andando abbastanza bene perché nei confronti dei clienti c'è maggiore, cioè soprattutto per il cliente c'è maggiore assortimento, essendo andata una stagione male per i negozi, è andata meglio, va meglio per i clienti ora perché c'è maggiore assortimento e soprattutto sconti maggiori perché chiaramente i negozi devono liberare i magazzini dagli articoli della primavera estate. Quindi sconti fino a quanto? Ma gli sconti diciamo che sono fino al 50%, anche perché noi diciamo sempre di diffidare di chi fa sconti maggiori perché non è possibile. Però il 50% negli anni passati iniziava ad agosto, invece ora vedo che tanti negozi sono già partiti già dall'inizio dei saldi con il metà prezzo e soprattutto, ripeto, c'è un assortimento maggiore anche per il cliente. Parliamo adesso di artigianato artistico locale a Pietrasanta, cifre ancora da primato nazionale, però c'è un segno meno negli ultimi 4 anni, tanto che gli artisti internazionali che da decenni lavorano nella piccola Atene lanciano un campanello d'allarme. Bisogna pianificare il futuro del settore. Sentiamo Federico Conti. 55 imprese e 196 addetti. Sono questi i numeri dell'artigianato artistico di Pietrasanta a fine 2018, certificati dalla ricerca della Camera di Commercio di Masse Carrara. Cifre ancora da primato nazionale, accanto alla capitale, Roma, che però conta un numero inferiore di lavoratori impiegati. Eppure c'è stato un segno meno negli ultimi 4 anni. Dal 2014 si è perso il 17% delle aziende. Un primo campanello di allarme che, unito agli avvertimenti lanciati di recente da artisti internazionali che da decenni lavorano nella piccola Atene, pone l'obbligo di pianificare il futuro del settore, andando oltre l'ormai nota fuga di laboratori che negli ultimi 20 anni hanno abbandonato il centro storico per via delle nuove normative sulla sicurezza, trovando spazio fuori le mura cittadine. Noi non riscontriamo particolari e difficoltà dell'artigianato di Pietrasanta, che si è ridistribuito in modo diffuso sul territorio. È evidente che, essendo diffuso sul territorio, non si ha più quella sensazione, come dire, un po' romantica e bohemien di viaggiare per le vie del centro storico e incontrare l'artista e l'artigiano che lavorano nella propria bottega. Sarebbe importante eventualmente creare dei meccanismi e dei percorsi che possano, come dire, attraverso itinerari specifici andare a scoprire le attività artigiane laddove si sono andate a insediare attualmente. La nuova economia legata al turismo del centro di Pietrasanta, alle gallerie d'arte, ai ristoranti, alle grandi mostre, può andare di pari passo con la difesa dell'artigianato. Lo ribadisce anche l'assessore Massimo Mallegni, che di questo binomio è da sempre un sostenitore. Io credo che siamo sulla strada giusta. Abbiamo affrontato un periodo difficile e dobbiamo ancora di più lavorare per valorizzare i nostri artisti. Spero che la modernità non colga qualcuno impreparato. L'artigianato tradizionale è il motore di un'economia. Quindi è quello che attrae i grandi artisti e sono loro che portano ovviamente economia e anche coloro i quali che magari hanno fatto evasione fiscale e non si deve fare perché le regole vanno rispettate, sono coloro i quali fanno lavorare le nostre maestranze, i nostri operai, le nostre fonderie, centinaia e centinaia di persone con milioni e milioni di fatturato, e a questi signori bisogna dirgli: pagate le tasse, ma mi raccomando, restate a Pietrasanta.
Rimaniamo sempre nell'argomento, i maestri dell'arte chiedono più spazi ad hoc per i laboratori per esprimere questo artigianato artistico locale. Un artigianato artistico non più concentrato nelle mura cittadine, ma diffuso sul territorio. Questa è la distribuzione di un settore che ha fatto la fortuna e la storia di Pietrasanta. Ma il know-how dei maestri dell'arte, che lavorano per i massimi artisti internazionali, oggi è a rischio? Penso, almeno nella mia esperienza dall'80 che lavoro nell'artigianato, che c'è una difficoltà e anche per andare avanti per i giovani e ricreare nuove attività. Penso che questo è un problema, perché se si guarda anche la zona artigianale che è stata creata, è una zona artigianale che ha dei costi altissimi, non ci sono spazi, ostelli o comunque spazi per dare possibilità anche a giovani artigiani di intraprendere questa attività, e quindi secondo me un rischio c'è. Pietrasanta sta diventando forse troppo, purtroppo lo dicono tutti, troppo una tanti ristoranti. Sognando una cittadella dell'artigianato, quello che non è stata l'area artigianale del Portone, nata con questa finalità a inizio anni 2000, che cosa servirebbe allora? La realtà è che manca un vero luogo di sviluppo per l'artigianato, secondo me. E tutto quello che si vede e che c'è lo stanno facendo solo gli artigiani con le sue forze e con la passione. Con l'associazione artigianata abbiamo sempre chiesto agli amministratori anche in passato che creassero degli spazi per dare anche a giovani artisti che vengono dall'estero la possibilità di realizzare le sue opere a Pietrasanta. In realtà questo non è mai avvenuto. Nelle promesse è che se va a finire l'artigianato artistico, anche Pietrasanta diventa un po' una città come le altre. Cambiamo decisamente argomento. In passeggiata a Viareggio arriva l'evento gratuito dell'estate, ricordando la musica degli anni Ottanta. Una notte di musica dal vivo e DJ set in omaggio ai miti degli anni 70 e 80. Remembering You è l'evento gratuito dell'estate viareggina, in programma giovedì 8 agosto alle 21:30 in piazza Maria Luisa, fronte Principino. Cobra, Splendido Splendente, Body Talk, Music and Light, People from Ibiza sono solo alcuni dei titoli che sarà possibile ascoltare nel concerto ingresso libero. Un evento organizzato da Eventi Idee in Progress, Radio Bruno, in collaborazione con il Comune di Viareggio e il contributo di un team di imprenditori del cuoio con il supporto del CCN Passeggiata, la stessa squadra che lo scorso anno portò in piazza Mazzini il fortunato concerto di Gloria Gaynor. Vedremo i più grandi cantanti degli anni 70-80, dai Bonnie M, Gibson Brothers, gli Imagination, poi Sandy Martin, Donatella Rettore, che non hanno bisogno di particolari presentazioni. Sono tutte hit delle estati passate che vengono riproposte qui in piazza Maria Luisa a Viareggio la sera dell'8 di agosto. A seguito del grande successo dell'anno scorso per il concerto di Gloria Gaynor, abbiamo deciso di richiamare gli stessi sponsor che vengono dal comprensorio del cuoio a Santa Croce e tornare qua, insomma. Viareggio poi si presta molto bene, una location fantastica al mare. Questi imprenditori che come lo scorso anno hanno scelto Viareggio per investire in un evento di questo tipo confermano il fatto che ritengono Viareggio ancora una delle piazze più interessanti. Questa volta la passeggiata è stata sfruttata nell'area nord, mentre generalmente viene usata piazza Mazzini per fare questi spettacoli, questi grandi eventi. Naturalmente per noi che rappresentiamo la passeggiata l'importante è che i grandi eventi siano fatti su tutta la passeggiata. Ancora concerti, spostiamoci a Lucca, al Summer Festival, dove il rap venerdì sera ha scatenato piazza Napoleone. Salta Lucca! Volume 3. Sono meglio di tutti, colleghi, non voglio fare il polemico. Jamie Tights e Madman. Il rap conquista Piazza Napoleone con l'appuntamento serale del Summer Festival 2019. Scenografie da brivido e ragazzi scatenati per uno dei concerti dedicato ai più giovani nel cartellone di quest'anno. Sono un pasto calorico, un pasto canonico, tu cazzo dico, mi camminazzo come il cazzo con l'amico. Non me ne frega un cazzo, le manico. Una coppia collaudata che si è riunita sul palco del Summer per dare vita a uno spettacolo nello spettacolo. Non mi guardare così, no no, tu mi hai conosciuto sabato e bevi, oggi è lunedì.
Una serata storica per Davide De Luca in arte Jamie Tights e per Pier Francesco Botrugno in arte Madman, uno degli artisti più intriganti del rap italiano. È tutto pronto per Cibart 2019 in centro a Seravezza, torna la grande kermesse dedicata all'arte e al buon cibo. Il Festival Internazionale Cibart, che lo scorso anno ha reso omaggio a Michelangelo Buonarroti, celebra dal 26 al 28 luglio Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della morte. Una tre giorni leonardiana all'insegna del connubio fra arte e cibo, fra mente e corpo, fra ideale e materiale, nella consueta cornice del centro storico di Seravezza, per l'occasione trasformato in un grande spazio di esposizioni e di spettacoli a cielo aperto. La manifestazione organizzata dall'Associazione Cibart con la collaborazione del Comune di Seravezza e della Fondazione Terre Medici. Cibart è la grande kermesse che da 4 anni, a fine luglio, trasforma Seravezza in una caleidoscopica ribalta della creatività, del gusto, della sorpresa. Nel contesto urbano, fino a domenica 28 luglio, si respirerà un'atmosfera di suggestione con appuntamenti cadenzati a ogni ora. Scultura, pittura, street art, creazioni con la sabbia, dipinti sull'acqua, fotografia, danza, momenti di riflessione e di approfondimento culturale, musica dal vivo, percorsi del gusto e letture. Tema conduttore Leonardo da Vinci, se ne parlerà attraverso la presentazione di libri, come ad esempio Leonardo non era vegetariano, dalla lista della spesa di Leonardo alle ricette di Enrico Panero, maschietto editore. E ancora Leonardo e i 4 elementi naturali, un tema affascinante che ispirerà la grande mostra d'arte contemporanea allestita nel centro storico per l'occasione, diviso in 4 settori, acqua, terra, fuoco, aria. Ospite d'onore della rassegna, una delegazione di artisti coreani, dopo che negli anni passati il festival ha accolto gli studenti della China Academy of Art e dell'Università Juan Carlos di Madrid. Irresistibili richiami culinari, un'intera sezione con i track dei migliori street food della penisola, i vini in degustazione al chiar di luna, i molti localini del centro aperti fino a notte fonda, con menù e specialità selezionate ad hoc per l'evento. Nelle 3 serate dell'evento sarà attivo un comodo servizio di collegamento gratuito con navette fra il centro storico di Seravezza e il parcheggio del terminal ferroviario di Querceta. In Versiliana invece torna la notte del burraco. Dopo il grande successo della prima serata, la Fondazione Festival lancia un secondo appuntamento per domenica 11 agosto alle ore 21. Iscrizioni aperte fino alle 12 di sabato 10 agosto. Il 14 luglio sono stati 250 i partecipanti a questo inedito evento e, viste le numerosissime richieste, la Fondazione ha voluto bissare. Obiettivo: arrivare a quota 500 persone, un gioco che appassiona sempre più partecipanti e che in quest'ottica può contribuire a far vivere il parco della Versiliana. E questa era l'ultima notizia di questa prima parte del nostro telegiornale. Adesso un breve break pubblicitario e poi torniamo con lo sport. Ben ritrovati con lo sport. Il beach soccer è in apertura e i Viareggini portano l'Italia ai mondiali di Paraguay. Una giornata da sogno per l'Ital Beach. Allo stadio di Mosca gli azzurri hanno trionfato in rimonta contro la corazzata Portogallo. Sentiamo Roy Lepore. La nazionale italiana di beach soccer ha staccato il biglietto per i mondiali. Decisiva è stata la vittoria ottenuta contro il Portogallo per 4-3. Ancora una volta è stato fondamentale l'apporto dei giocatori viareggini con la doppietta del solito Gabriele Gori e la rete realizzata dall'airone Dario Ramacciotti. L'altra rete azzurra è stata firmata da Joseph Junior. Il sigillo italiano è stato dunque messo a Mosca nella seconda parte di questa fase europea di qualificazione ai prossimi mondiali in programma a fine novembre ad Asunción in Paraguay. Ricordiamo che nell'Ital Beach sono 4 i pilastri viareggini della Viareggio Beach Soccer: il portiere Andrea Carpita, Simone Marinai, Dario Ramacciotti e il bomber Gabriele Gori. In un momento in cui il calcio su terra battuta va male qua a Viareggio, pieno di delusioni, quello sulla sabbia, grazie anche ai giocatori viareggini in maglia azzurra, stanno regalando delle soddisfazioni non solo con la nazionale, ma fino a questo momento anche nella fase del campionato
campionato di Serie A di beach soccer, proprio con il Viareggio allenato da Stefano Santini. E a Torre del Lago Puccini entra nel vivo il nono Memorial di Viareggio Federico Paris, torneo internazionale in corso al Bagno Andrea Doria. Subito grande spettacolo nei primi turni del tabellone di doppio maschile, a cui si riferiscono queste immagini che vedete, accompagnati dai giovani pretendenti al titolo Under 14. Esordio con brivido per il numero uno del mondo Nikita Burmakin, che insieme a Ramos Viera è dovuto ricorrere al terzo set per superare il binomio italo-russo. Domani domenica al giorno clou, con incontri a partire dalle 10 e finali previste nel pomeriggio. La società Viareggio 2014 comunica di aver dato mandato al legale Fabio Giotti, noto avvocato di diritto sportivo, per tutelare il Viareggio 2014 nelle sedi opportune affinché venga riammesso al campionato di eccellenza toscana 2019-2020. Ed era questa l'ultima notizia sportiva. Di nuovo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con l'ultima parte del nostro telegiornale. A tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte del nostro telegiornale, non abbiamo aggiornamenti da darvi, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Noi TV.